Andiamo adesso a parlare un attimo degli angoli, lo vedremo meglio con degli altri esercizi, ma iniziamo insomma un po' a digerire questo argomento. Intanto, come abbiamo visto, la nostra tartaruga, con l'istruzione che diamo, si gira sul posto, quindi non fa una curva, ma sostanzialmente se io gli dico right, gira a destra di 90 gradi, come al solito, come abbiamo visto, noi eseguiamo la nostra tartaruga, ok, si è posizionata con la testa verso destra. Se vogliamo farlo tornare nella posizione di prima, dovremmo dargli sostanzialmente il comando esattamente contrario, che sarà left 90 gradi. E a questo punto eseguiamo. Veramente non otteniamo nulla, giustamente. Allora, facciamo così. Eccolo qua. Abbiamo la nostra tartaruga tornata nella stessa posizione di prima. Ancora sui gradi. Naturalmente la tartaruga si basa sui 360 gradi. Questo vuol dire che se io ad esempio, allora facciamo una cosa di questo tipo, se io gli dico di fare right 90 e poi ancora right 90, otterremo che la testa della tartaruga è in giù. Questo perché? Perché 90 più 90 è 180, la tartaruga si gira prima in una posizione e poi nell'altra e arriva. Quindi dare questa istruzione e dare right 180 sostanzialmente è la stessa identica istruzione. Noi potremmo scrivere right 180 come anche potremmo dirgli right 90 più 90. In questo modo otteniamo lo stesso identico effetto, perché 90 più 90 è 180. Quindi i tre comandi dati nello stesso modo, ok, dati in modo diverso, ma otteniamo lo stesso risultato. Quindi, come dicevo prima, potremmo scrivere right 90 e right 90 e testa in giù. Come potremmo scrivere 90 più 90, ok? E come possiamo scrivere direttamente 180, ok? E quindi se andiamo a eseguirlo otteniamo lo stesso effetto. Stessa cosa vale che se noi facciamo 180 più 180, otterremo che la tartaruga ritorna allo stesso punto. Non lo vediamo neanche perché gira completamente su se stessa. Per farvelo vedere, ad esempio, anziché fare 180 più 180, facciamo 180 più 170. Ok, in questo modo. Vedete che la tartaruga è in realtà posizionata leggermente verso sinistra, perché ha girato, ok? È come se noi avessimo fatto. Ok, allora, 90 più 90 più 90, se noi lo eseguiamo otterremo che avrà fatto 90, 90, 90, ok? E dopodiché aggiungiamo 80, ok, scusate, torniamo in posizione iniziale, ok, e abbiamo questa posizione. Allora, proviamo a fare una cosa di questo tipo, per capirci meglio. Allora, facciamoci disegnare una sorta di piano cartesiano. Allora, forward 100, back, lo scriviamo per intero, poi right 90 e qui tracciamo il primo quadrante. Anzi, facciamo così. Ok.
vediamo. Ok, vedete che ci ha disegnato un quadrante, perfetto. In questo modo ci disegna i tre quadranti. Ce ne serve un altro e lasciamo proprio, quindi ripetizione tre volte dello stesso. Ok, ve lo faccio così per vedere meglio. Vedete? Ok. Ok, questo è il nostro quadrante. Bene. Allora, adesso lui ha disegnato. Togliamoci questi comandi che non ci servono. Ok. Adesso riproviamo a fare quello che abbiamo visto prima. Allora, right, ad esempio, la metà dell'angolo no, di 90 gradi, l'angolo retto è 45 gradi. Quindi se noi facciamo right 45, naturalmente vedete che è già posizionato. Se noi qui invece lo volessimo portare ai 45 gradi di quello successivo, noi potremmo fare in diversi modi, ok? Potremmo scrivere direttamente, portiamo la tartaruga alla posizione iniziale, noi potremmo scrivere direttamente 135, 90 più 45 e otterremo la tartaruga messa in questa posizione. Probabilmente le prime volte sarà più interessante ragionare sulla somma degli angoli, quindi se noi vogliamo fare la metà del quadrante in basso a destra è l'angolo di 90 gradi più 45, quindi noi potremmo dirgli gira a destra di 90 più 45 gradi. In questo modo otterremo lo stesso identico risultato. Stessa cosa se noi, ad esempio, supponiamo che noi vogliamo far ruotare, quindi giochiamo ancora un po' con gli angoli. Se noi vogliamo far ruotare, ad esempio, la nostra tartaruga di 10, anzi, facciamo di 40, no, di 20 gradi, facciamo così, vediamo se ci riusciamo. Anzi, facciamo 30, che è un po' più evidente. Ok, la tartaruga è ruotata rispetto all'asse, rispetto ai 0 gradi della sua testa, di 30 gradi in questo modo. Bene. Poi possiamo raggiungere questa posizione in diversi modi, ad esempio con una rotazione non più, ad esempio, di tutta di soli 30 gradi, ma supponiamo che in alcuni casi potrebbe rendersi interessante il fatto che vogliamo una rotazione su 360 gradi, ok? Ad esempio, se noi lavoriamo, volessimo disegnare un cronometro, supponiamo che vogliamo fare tutti i 360 gradi, però vogliamo riportarle nella posizione dei 30 gradi. Beh, noi potremmo fare in questo modo, quindi 360 più 30, se noi eseguiamo, otterremo esattamente la stessa identica cosa. Quindi vedete che è abbastanza semplice, ma chiaramente queste cose vanno fatte far notare. Teniamo sempre presente che è uno strumento di didattica, quindi se vogliamo parlare con i bambini di gradi, possiamo anche sbizzarrirci con questo strumento e cercare di far capire proprio come sono, come funzionano i gradi. Quindi 30 gradi trovo la tartaruga lì, ma come anche se io gli dico 360 la tartaruga mi andrebbe nella stessa posizione, se gli dico più 30 gradi, naturalmente otterrei la stessa identica posizione che è con i semplici 30 gradi, perché mi fa una rotazione di 360 più 30 gradi. Come anche potremmo scrivere, naturalmente, 360 più 30, 390, e la nostra tartaruga andrebbe a posizionarsi sempre nella stessa medesima posizione. Quindi terremo conto, ad esempio, quando andremo a realizzare dei mandala, questa cosa ci verrà molto comoda perché nel disegnare più figure per realizzare più figure geometriche per disegnare
appunto questi mandala, giocheremo proprio sul fatto che andremo anche a volte ad eccedere rispetto il numero dell'angolo giro. Questo non toglie che sostanzialmente quando noi eccediamo l'angolo giro, sostanzialmente andiamo in un secondo angolo giro, cioè andiamo ulteriormente avanti.